Salve a tutti gli andati e bentornati in Mega Man X8. Siamo alla quarta puntata. Nello scorso episodio avevamo fatto i livelli di, non mi ricordo un attimo, ok, Earthrock Trilobite e Gigabolt Manowar. Avevo detto che avrei grindato tra queste due puntate, però ho deciso che per rendere le cose più interessanti non grinderò fino ai livelli finali, cioè io farò tutti i livelli normali, così, senza grindare per ottenere tutte le parti, tutti i potenziamenti. Invece grinderò alla fine, dopo aver finito tutti i livelli al 100%, e prima di fare i livelli finali, così i livelli finali li farò con tutti i potenziamenti. Assolutamente questa non è una scusa, perché io mi sono dimenticato di grindare la notte dopo il video e tutte le notti dopo. No, assolutamente no. Proprio per la serie, credetemi. Allora, a questo punto facciamo il livello di Avalancieri con X e Zero, combinazione che ci serve per ottenere gli oggetti qui. Allora, questo è un altro livello con il Ray Chaser, però è molto migliore dell'altro. Per prima cosa, il Ray Chaser, come vedete, non va in tutte le direzioni, ma solo in avanti, quindi è quasi uno shoot 'em up. Quindi è un po' più interessante e di sicuro si controlla molto meglio. Possiamo scattare sempre, possiamo frenare con il tasto X, ovviamente colpiti da nemici, però con il tasto X lo facciamo senza problemi, e questo ci serve quando ci compare un nemico dietro, come adesso. Passiamo al zero. I Ray Chaser sono diversi tra i personaggi, vedete, non solo il colore è diverso, ma anche il proiettile che sparano non è lo stesso. Purtroppo diciamo che questo livello è un po' difficile, ha alcuni dei problemi che caratterizzano i livelli del Ray Chaser. X può pure caricare il colpo, non lo sapevo. Zero no, ovviamente, però X sì. E non so perché io, per cambiare personaggio, siamo L1, che mi è rimasta sta cosa da Trails of Cold Steel. Boh, vabbè. Allora, queste pedane di salto non sono dipendenti dalla velocità a cui le colpiamo, quindi non preoccupatevi di scattare prima di prenderle. Ok, i nemici ci danno anche della vita. In generale questo livello è molto più divertente dell'altro. È ancora non proprio ideale, però io credo che sia migliore. Ok, pronti? Perché qui c'è, come la musica dovrebbe suggerire, un mini boss che ci mette tantissimo a comparire, non so perché. Ok, quindi ogni volta che scende
sparategli il più possibile. E in questo modo dovreste riuscire a sconfiggerlo. Quando vedete che un mini boss si mette ad esplodere e lascia cadere i metalli, avete sconfitto, ovviamente. Però in questo caso se ne va, come quello del livello introduttivo. Ok, teniamoci il tiro per il momento. Cerchiamo di sconfiggere più nemici possibile, perché vorrei magari ottenere un minimo di vita. Energia. Ok, non è proprio tanta, però è ancora abbastanza. Non ho sub tank, però. Cioè non ho energia nei sub tank. Non passo ancora l'X. Ok, qui mi sembra che fosse un punto dove io ho sempre avuto problemi. Questo livello l'ho fatto più o meno altre due volte, mi sembra. Attenzione a non prendere quella... quel muro di roccia, perché morite se lo prendete. Allora, per fortuna c'è una cosa in questo livello, un checkpoint. C'è un checkpoint subito dopo il mini boss. È ancora un po' troppo lungo per i miei gusti, eh. Cioè, non credo che sia necessario fare un livello così tanto lungo, soprattutto con il Night Chaser. Però almeno non è... non bisogna rifare tutto quando si muore. Non mi dispiacerebbe se in un ipotetico X9 facessero, come in questo gioco, dei Red Chaser un po' più diversi tra i personaggi. Magari anche aggiungere un minimo di più di statistiche, magari dargli dei controlli migliori, qualcosa di simile ad un gioco di guida normale. Ecco, come vedete, vi dicevo che ci uccide se... che ci uccide quella parete di roccia se la tocchiamo, e infatti è pure logico. Del resto stanno andando praticamente su una moto a quanto sarà, a 100 km orari contro una roccia. Non se ne esce bene, non se ne esce bene nella vita, non se ne esce bene nel gioco. Cerco sempre di mantenere X il più a lungo possibile. Appunto. Che ora che ci penso, è un problema se X muore, perché poi io devo prendere un oggetto. Vabbè, vediamo come va. È anche possibile che X ritorni in vita dopo. Ok, lì potete rivedere il nostro vecchio amico. Che gira dall'altra parte. Ecco, attenzione quando fa questo.
Per favore, ditemi che c'è il checkpoint subito prima del boss. Mini boss. Sì, c'è, meno male. Questo è ottimo perché in questo modo mi ritorna in vita X. In ogni caso, perché più avanti c'è una capsula dell'armatura e se X è morto non la posso prendere. E quella è anche la ragione per cui ci serve Zero, perché per raggiungere quella capsula abbiamo bisogno di un attacco di Zero. Ancora non ho capito come si evita questo attacco. Ancora non ho capito neanche come dovrei evitare questi proiettili che ci spara. Ok, lasciamo che Zero recuperi un po' di vita. Potevo evitarlo. Non era difficile. Siamo a Zero di nuovo. Subtank. E dovrebbe bastare, spero. Sì, ottimo. E questa volta non ritorni. Quindi lanciamo il Red Chaser contro questo muro e andiamo avanti. Perfetto, non ritornano in vita i personaggi. Quindi state attenti a non perderne nessuno, perché qui noi possiamo utilizzare il Tenshoha. Tenshoha che non ha, a differenza degli altri Giga Attack, un tasto dedicato. Come vedete, dobbiamo premere verso il basso e il tasto dell'arma speciale. Comunque, con un Tenshoha possiamo distruggere il ghiaccio lì, nessun'altra arma funziona per qualche ragione. E con X possiamo aggiungere questa capsula. Allora, questa capsula è la parte della testa della Hermes Armor, come vedete, ora è diventata blu. E questa testa ci riduce il tempo di caricamento delle armi. Direi che in generale è più utile dell'altra. Ora, io dovrei raggiungere quella parte lì, perché lì c'è un oggetto. So che è possibile farlo con Zero perché l'ho già fatto. Ci potrebbe servire Axel, cioè potete farlo con Axel, però in quel caso dovreste rifare il livello due volte per ottenere tutto. Visto che a me non va di rifare questo livello più di una volta, cerco di farlo così. Un attimo, io ho il Raikosen, no? Come si fa il Raikosen? Ok, con lo scatto. Il Raikosen, come vedete, ci rende invincibili durante l'esecuzione. Però non lo so. È utile per questo. Cioè, ha un buon raggio, quindi lo uso per queste cose qua. Ok, usiamo X perché Zero decisamente non ha abbastanza vita per un boss. E compare a noi dai ghiacci. Avalanche. O in giapponese Ice Snow Yetinga. Considers your world to be ideal. It's too late, X.
È bella questa cosa che in questo gioco tutti i Maverick hanno più di un'introduzione a seconda del momento in cui vengono affrontati. Allora, ok, questo boss probabilmente dovrebbe essere affrontato con i colpi caricati di secondo livello. Come vedete, sono molto utili per distruggere per esempio i suoi colpi di ghiaccio. Attenzione al suo Shoryuken, che non chiama Shoryuken, però è uno Shoryuken. Ok, questa è la sua overdrive. Attenzione però che mentre la usa fa questo. Ok, extra finish, scusa tanto, però non voglio morire di nuovo. Si capisce che è un extra finish se lo sfondo è arancione anziché verde. L'extra finish non è un'arma speciale e conta tra le cose che posso usare. Ok. Mission complete. Otteniamo il Drift Diamond. Lo Hyoryusho. Non si legge. Non ho letto come si chiama. Ok, quindi completato al 100%. Perfetto. E salviamo. Ora andiamo a scegliere i nostri chip. Direi che X a questo punto se lo deve prendere il life up. E direi, no, teniamoci un po' di metalli. No, però me li devo prendere i retry chips. Ok, questi 600 metalli me li tengo perché in questo modo posso sviluppare armi per Zero. Anche perché sì, sono tra le cose che dovrò prendere nel prossimo livello. Problem's already been solved anyway. It seems Sigma may be involved in this new threat as well. Zero wants to take care of him for good this time. So do I. Ok, quindi il prossimo livello è Inferno, proprio promettente. E ci dobbiamo andare con X e Axel. Io però devo essere onesto, non mi ricordo di nuovo dove sono gli oggetti. Guardate quanto è bello. Ok, quello che non è bello è questo livello. Perché questo è un autoscroller? Ok, questa parte non è difficile perché non è troppo veloce. Io poi sono abituato agli autoscroller. Io che ho giocato a Mario Bros. 3, che ha autoscroller ovunque. Vuoi che non sappia fare un autoscroller? Ok, ci sono anche queste casse che possono contenere metalli, per esempio, però
fa attenzione perché c'è sempre autoscrolling di cui preoccuparsi. Se raggiungiamo la fine dello schermo, moriamo. Cioè, più che altro credo che sia se veniamo schiacciati tra una piattaforma e la fine dello schermo. A proposito, come si chiama? No, un attimo. Ok, piattaforme che cadono. Perfetto, cioè, fatto tutto preciso, perfetto, e poi devo morire così. No, io non lo spreco un retrocit per questo. Tanto. Non è che c'ho un checkpoint che perdo. Allora, quindi, questo non. Non mi serve, direi. La testa I. Direi che quella H è migliore. Per il resto non ho parti. Dai, gioco, per cortesia, non farmi utilizzare tutte le mie vite nella prima sezione. Il fatto è che in teoria neanche è così difficile, perché, cioè, basterebbe scattare giù ogni volta che c'è una piattaforma. Però per qualche ragione è difficile da fare, non lo so perché. Dicevo, quella cassa esplode, non so se si rivedranno gas esplosive in livelli futuri. Immagino sì. Ok, questa volta piano, scendiamo piano e andiamo avanti. Bene. Provo, ti spingo all'indietro. Sì, che devo fare? C'è un problema. Ok, non ho idea di cosa sia appena successo, però l'importante è che si è riuscito ad andare avanti. Credo che quello sia un bug, non credo che il nemico dovrebbe riuscire ad evitare tutti i miei attacchi e poi per poi essere attraversato in quel modo. Ok, ottimo. Ok, credo che sia da queste parti il primo oggetto che mi serve. Sì. Chi l'ha disegnato questo livello? Inti Creates? Veramente? La vedete la mia barra di vita, no? È inutile. Cioè, perché? Perché mettere tutte queste spine? Guardate! È assurdo! Mi serve veramente Axel, perché Axel... Che succede?
Non so cosa siano questi cosi, non mi interessa. Allora, altro Etra Chip. Stage Select. Born Rooster. X. Here we go! Veramente il doppiatore di X è incredibile. E credo che sia, che questo sia l'ultimo doppiatore che X ha avuto in un gioco di, nella serie normale in inglese, perché in giapponese c'è Mega Man X Dive, Rockman X Dive. Però quel gioco non è doppiato in inglese, quindi non ha avuto un altro doppiatore. Che c'è? Che altro c'è? Marvel vs. Capcom Infinite, però quello non è un gioco di Mega Man X. Non lo so. La voce di X è una di quelle cambiata le più volte in tut tra tutti. Axel ha avuto la voce di X7 e questa. E non riesco a pensare a nessun altro. Perché Axel non è comparso in molti giochi. Zero è stato doppiato da quello di X4. No, non so cosa, come abbia fatto a sopravvivere, però. Ok. Dicevo, X, vabbè, Zero ha avuto la voce di X4, la voce di X5 non era doppiata in inglese, quindi la voce di X7 e questa. Non mi ricordo più come si chiama quello che l'ha doppiata in X4. E poi c'è stato Johnny Young Bosch per diversi giochi. Ah, beh, più facile di quanto credessi questa parte. Però stranamente Zero in giapponese, a differenza degli altri, ha quasi sempre avuto lo stesso doppiatore, Ryotaro Gyaryu. Mentre X è cambiato almeno una volta. Questo è l'unico modo in cui mi viene in mente che sarebbe possibile fare questa parte. Proprio non lo so come altro sarebbe possibile. Dicevo, X è stato doppiato da, come si chiama, Kentaro Ito in X4 e Shotaro Morikubo in da X5 a X7 e credo Takahiro Sakurai da questo gioco in poi. Non lo so, non... Ma che davvero? Cioè, qui potrebbe fare veramente comodo la parte che il chip contro le spine. Almeno una volta un errore lo posso fare. Dice, in questo gioco credo che sia già, che fosse già doppiato da Takahiro Sakurai X. E Axel non so, no, non so da chi è doppiato. Però Zero ha cambiato il doppiatore per Mega Man Zero. Ok, un attimo che qui. Ok, piano. Forse non è neanche necessario fare tutta sta cosa, però diciamo che non mi fido. Ok, credo che sia qua sopra la parte che mi serve. Sì,
Sì, perfetto. Ok, queste sono cosa le gambe della Hermes Armor, che non so bene cosa fanno. Dice che aumentano le capacità di movimento. Ok, di nuovo piano. No, non ci tengo a morire, soprattutto adesso, perché questo nemico ha del DNA che mi serve. Quindi adesso io mi trasformo in lui. No, invece passo ad X un attimo, è che mi tocca rifare adesso tutta l'arrampicata. Ma lo sapete che forse mi conviene di più fare un'altra cosa? Spine, di nuovo. Quante spine abbiamo visto in questo livello? Troppe. Ok, quindi Axel adesso ha il DNA che gli serve. Perfetto, proprio dove doveva andare. Come si chiama? Ice Gatling, ok. A questo punto mi trasformo in questo nemico. Non so come è funzionato, però ha funzionato. Esco da qui. Mi uccido di nuovo, giusto perché ci serve. A questo punto, sapete che vi dico? Visto che questo livello visto che questo video, anzi, di sicuro sta diventando troppo lungo, io esco dal livello adesso. Vediamo un po' cosa abbiamo ottenuto. Dovrei avere adesso, eccolo qua, il T-Breaker, un'altra arma per tiro. Ci serviranno altri metalli per prenderla, e infatti credo che la potrò prendere solo nel prossimo episodio, dove finirò questo livello. Lo so, è andata così, quindi per questo video è tutto. Mi raccomando, se vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video. Se il video non vi è piaciuto commentate comunque dicendo cosa non vi è piaciuto, così che posso vedere il contenuto. E il video è finito, ciao a tutti.